Buongiorno a tutti i telespettatori di Udinese TV e bentrovati a questa prima edizione del nostro notiziario che apriamo con l'emergenza coronavirus. Non ci sono al momento gli ultimi numeri aggiornati sul diffondersi del virus in regione. Siamo fermi al momento ai 57 casi aggiornati nella tarda serata di ieri. Siamo in attesa appunto di avere gli ultimi bollettini da parte della Protezione Civile. Noi vogliamo però continuare a raccontarvi quanto sta accadendo, come la nostra regione sta vivendo questa emergenza. In prima linea ci sono anche i commercianti, gli imprenditori alle prese con l'applicazione anche delle ultime disposizioni messe a punto dal governo per cercare di contenere la diffusione del virus. E allora andiamo subito dalla nostra troupe esterna, andiamo subito da Monica Nardini che assieme ad alcuni rappresentanti di Confcommercio che questa mattina hanno cercato di spiegare agli associati come si devono comportare. Monica, buongiorno, a voi subito la linea. Leggiamo i punti. Buongiorno Angela, buongiorno. Mi trovo proprio in piazza 20 Settembre con una delegazione di Confcommercio. Accanto a me, a una distanza di sicurezza, perché anche noi ovviamente rispettiamo le disposizioni, ho Alessandro Tolon, vicepresidente provinciale di Confcommercio Udine. Dunque, buongiorno, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, Nelle grazie scorse ore per l'invito. Confcommercio ha già distribuito un decalogo, ovvero ai vari esercenti, per chiarire diversi aspetti ancora non chiari. Certo, abbiamo preparato questo decalogo che in realtà non aggiunge molto di nuovo rispetto alle regole che abbiamo sentito in questi giorni: lavarsi spesso le mani, evitare il contatto ravvicinato con le persone che soffrono di infezioni respiratorie, evitare abbracci e strette di mano, curare l'igiene respiratoria, evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, non prendere farmaci antivirali, antibiotici, a meno che non sia prescritto dal medico, pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol e usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati. Quindi non sono voci nuove. Quello che ci sta a cuore è adesso anche dire ai nostri associati, ai nostri colleghi, agli albergatori, ai ristoratori, ai commercianti, che queste misure vanno assolutamente rispettate. È un po' problematico, ovviamente, far rispettare queste misure quando hai, come in questi giorni, il ristorante pieno, però ci si ritorcerebbe contro un utilizzo di queste regole un po' superficiale. Quindi massima attenzione alle distanze di sicurezza. Quindi questo è il punto, anche all'ingresso per esempio dei vari esercizi all'interno dei locali dovrà essere rispettata questa distanza di sicurezza. Ecco, l'invito è proprio questo: far rispettare queste regole diventa un po' problematico, ma è responsabilità dei titolari delle aziende farle rispettare. Quindi bisogna organizzarsi in qualche modo. Anche in città, per esempio, abbiamo visto però un po' di confusione, per esempio, sull'attività al banco. Si può servire al banco oppure no? La regola è sempre quella: 1 metro di distanza si può servire tranquillamente il caffè. E rispetto a quanto è avvenuto anche in montagna, in quest'ultimo weekend, nel località balneari, sono stati visti diversi, insomma, gli impianti sciistici, poi diversi locali pieni, pieni di persone. Come commentiamo? Commentiamo che il provvedimento è arrivato di notte, la mattina presto, per cui probabilmente qualcuno è stato impreparato. Tra l'altro, la gente aveva voglia, con una giornata bellissima, di frequentare le località turistiche, ma dobbiamo trovarci preparati per il prossimo weekend con tutte le misure necessarie per far rispettare questo metro di Nel distanza. caso non venga rispettato? La responsabilità, ovviamente, anche penale, è del titolare dell'azienda. Grazie. Io chiedo a Francesco se può ritornare su di me perché adesso mi si affiancherà un altro ospite, Antonio Dalla Mora, che è consigliere nazionale della FIPE, la Federazione Italiani Pubblici Esercizi, nonché presidente mandamentale di Confcommercio per la Bassa Friulana. Dunque, buongiorno. Io le chiedo una precisazione, per esempio, rispetto ai pub, per cui è prevista, in base alle misure, insomma, sembrerebbero essere esclusi dalla possibilità di tenere aperto. È vero oppure no? Buongiorno. Allora, rispetto ai pub è stata fatta un po' di confusione ed è giusto che sia chiarita al più presto. Nel dispositivo di legge, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stati inseriti i pub assimilandoli alle discoteche e ai locali da intrattenimento ed evidentemente questa
questa specifica, questo inserimento è stato fatto perché nei pub spesso si fa intrattenimento, però e spesso sono dotati di una licenza, che è la famosa licenza C, quella che hanno anche le discoteche, i locali da ballo. Però sul nostro territorio ci sono molti pub, birrerie che hanno una prevalenza di attività di bar e ristorazione. Si chiamano pub per assimilarli, diciamo, alla birreria inglese, un po' un termine anglosassone che dà un po' un tono, però sono di fatto dei bar e dei ristoranti. Laddove non si svolga intrattenimento musicale, laddove ci sia la prevalenza di questo tipo di attività e anche non abbiano la licenza C, ma abbiano la licenza quella normale per la ristorazione al bar, possono continuare a svolgere le loro attività. Quindi questo è un punto importante anche per chi fosse interessato chiaramente a frequentare anche questi luoghi. Rispetto alla Bassa Friulana ci sono delle stime, possiamo dare un po' il polso del calo anche che c'è stato rispetto alle attività? Beh, assolutamente. Il dato è un dato nazionale, ma che di fatto ha escluse le zone, l'ex zone rosse, dove per molti versi la perdita è quasi del 100%, nelle nostre zone, negli esercizi, la perdita è dal 60 all'80% del fatturato. Non ci sono problemi per il rifornimento di prodotti e merci, giusto? No, per il momento no. Grazie allora anche al signor Dalla Mora per essere stato in nostra compagnia, il resto della delegazione di Confcommercio Udine. Angela, a voi la linea. Grazie a Monica Nardini per questo collegamento e a proposito di commercio, il comune di Tolmezzo fa sapere che in considerazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza coronavirus, nella giornata di oggi, 9 marzo, non si terrà il mercato settimanale. Il sindaco Francesco Brollo ha firmato ieri l'ordinanza numero 5 del 2020 che ne dispone la sospensione e questa mattina assieme all'assessore alle attività produttive Francesco Martini ha incontrato gli ambulanti per spiegare loro il provvedimento. E passiamo adesso agli interventi della politica per cercare di frenare le conseguenze negative sull'economia di questo coronavirus. Questa mattina si è riunita la giunta regionale che ha cercato nelle pieghe del bilancio altri 7 milioni e mezzo di euro per affrontare l'emergenza coronavirus, portando il totale dei finanziamenti in questa prima tranche a circa 32 milioni. E mezzo. Intanto anche il Consiglio regionale che, come vi abbiamo raccontato, si è fermato nei giorni scorsi, stava approvando il disegno di legge sviluppo impresa, ma si è fermato a seguito della positività di un consigliere regionale, sta cercando di riunirsi di nuovo per dare il via a questo importante provvedimento per l'economia del Friuli Venezia Giulia. Sarà convocata molto probabilmente mercoledì a Udine, la seduta straordinaria del Consiglio regionale. Ad anticiparlo ai nostri microfoni il consigliere regionale di Forza Italia, Franco Mattiussi, che ha spronato i colleghi ad adottare misure impellenti per evitare la morte delle aziende della nostra regione. Sentiamo le parole di Mattiussi raggiunto al telefono da David Zanirato. Pare che il Presidente, dopo aver preso queste decisioni importanti in giunta, stia decidendo assieme al Presidente del Consiglio per l'indizione di un Consiglio straordinario mercoledì a Udine. Adesso si devono verificare le soluzioni tecniche per poter far partecipare anche i consiglieri in quarantena, perché non dobbiamo dimenticare che ci sono dei consiglieri in quarantena che oggi faranno ulteriori verifiche e quindi trovare le soluzioni per poterli fare partecipare. È indispensabile che anche il governo regionale e tutta la politica regionale si adoperi affinché si possano dare risposte alle imprese in questo momento che si vedono falcidiate da questa crisi che è stata generata da questo virus abbastanza grave. Quindi forse ci sarà panico, forse ci saranno altre condizioni, però in questo momento le imprese, soprattutto quelle del turismo, ma
in conseguenza tutte, perché nel turismo gravitano una miriade di imprese di tutti i settori, vengono coinvolte, e quindi se non diamo la risposta in tempo riusciamo ad avere un sacco di cadaveri sul territorio, cadaveri dico di imprese. Avevo presentato un emendamento alla legge, al disegno di legge 80, che è quello dello sviluppo impresa, fatto dall'assessore Bini, la sospensione delle rate dei finanziamenti, dei FRIE, perché noi possiamo intervenire solo su quella che è la finanziaria regionale, e quindi posticipare di almeno 12 mesi, meglio sarebbe di 24, il pagamento delle rate, e quindi pagare soltanto gli interessi su questo debito e dilazionare il termine del rimborso del prestito. Poi ulteriore liquidità attraverso i confidi, qualora non ci fossero delle garanzie nelle aziende, ma comunque anche il sistema finanziario regionale, quello delle banche di credito cooperativo, perché il resto mi pare sia rimasta soltanto la Popolare di Cividale, che mi pare ha già attivato qualcosa, delle linee di credito affinché si possa dare liquidità alle aziende, perché bisogna continuare a pagare gli stipendi, questo è il problema, perché se le aziende non potranno pagare gli stipendi ci sarà un problema sociale che emergerà non da poco, perché non possiamo lasciare i nostri lavoratori senza la possibilità di pagare lo stipendio, e questa interruzione drastica che è avvenuta con cancellazioni fino al 95% delle prenotazioni, ma non solo per la settimana che abbiamo trascorso, anche per il mese di aprile e il mese di maggio che verranno, ci mettono nelle condizioni che o si interviene con delle misure straordinarie, oppure qua il problema non sarà solo economico ma diventerà di carattere sociale. E andiamo a vedere anche gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda la borsa di Milano. Un'ondata di vendite si è abbattuta su Piazza Affari, che al momento segna un meno 10,8% su Piazza Affari, ma anche sulle borse europee, dopo le misure per arginare il coronavirus del governo italiano. Si registra anche una diminuzione del prezzo del petrolio, che affonda del 31%. Sui mercati, il peggior calo dal 1991 ad oggi, questi gli ultimi aggiornamenti dal mercato finanziario. E sono in calo in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, anche le donazioni di sangue. Vediamo il servizio curato dall'ANSA. Fra gli effetti collaterali della paura da coronavirus c'è un calo delle donazioni di sangue, un trend negativo che, se confermato nei prossimi giorni, potrebbe mettere a rischio le terapie dei 1.800 pazienti al giorno che hanno bisogno di una trasfusione. L'allarme viene dal Centro Nazionale Sangue e dalle associazioni di volontariato e fa eco a quelli già lanciati in altri paesi come Stati Uniti e Giappone. Negli ultimi giorni, si legge nella nota congiunta, la bacheca Sistra, che monitora la compensazione tra regioni, ha registrato un forte calo nelle eccedenze, praticamente azzerate, un segno che anche dove storicamente si raccoglie di più ci sono delle difficoltà e si cominciano a vedere le prime richieste da parte di alcune regioni, a partire dal Lazio. I segnali sono di un calo generalizzato che al momento il sistema sta assorbendo anche per la verosimile riduzione di alcune attività chirurgiche in elezione, spiega Giancarlo Maria Liumbruno, direttore generale del CNS. Non possiamo però aspettare, anche perché l'autosufficienza delle regioni, che sono normalmente compensate da quelle con maggiori capacità di raccolta del sangue, senza il loro supporto rischia di andare in sofferenza. Anche dai punti di raccolta associativi, sottolinea Gianpietro Briola, portavoce del CIVIS, arrivano segnalazioni di una riduzione della raccolta. Andiamo a vedere altre immagini che ci arrivano da Modena, in questo caso, dove è scoppiata una rivolta all'interno del carcere a seguito dello stop alle visite ai detenuti. E ci sono stati tre morti, una protesta questa che ha toccato anche altri penitenziari d'Italia. Vediamo appunto le immagini che riguardano proprio il carcere di Modena. Chiudiamo adesso questa pagina di cronaca per aprirne un'altra, quella che riguarda le ultime news di cronaca dalla nostra regione. E in primo piano c'è un incendio divampato nella notte a Trieste, in Viale Sanzio, angolo via Brunelleschi. A seguito dell'incendio di uno scooter sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno spento le fiamme che hanno completamente distrutto
distrutto lo scooter, ma hanno interessato anche un'auto vicina al mezzo a due ruote che è andato appunto completamente distrutto. Sono da accertare le cause di questo incendio, sul posto anche i carabinieri. E dopo la cronaca siamo pronti per aprire la nostra pagina sportiva, una pagina sportiva che comunque è legata a doppio filo anche con quella di cronaca, perché l'emergenza coronavirus sta condizionando anche il campionato di calcio, il campionato di basket. Allora andiamo subito alla Dacia Arena, dove c'è per noi Lorenzo Paussa che ci aggiorna su tutto. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno a te Angela e ai nostri telespettatori. Sì, ieri si è giocato alla Dacia Arena a porte chiuse la sfida tra Udinese e Fiorentina in un clima surreale, ma surreale prima di tutto è stato ancora una volta tutto lo svolgimento della giornata, sempre nel segno dell'incertezza. Si è partiti dalle dichiarazioni del ministro dello sport Spadafora, che aveva controfirmato sabato sera il decreto governativo che disponeva l'isolamento delle zone considerate zona rossa, quelle più a rischio coronavirus, un decreto nel quale comunque si consentiva la disputa della Serie A a porte chiuse, per poi fare marcia indietro pochi minuti prima di Parma-Spal, che avrebbe dovuto giocarsi alle 12:30 con i giocatori che sono rientrati negli spogliatoi, per poi ritornare in campo e giocare con un'ora e un quarto di ritardo. Nel proseguo della giornata un continuo susseguirsi di botte e risposta tra il ministro dello sport, tra la FIGC, tra l'Asso Calciatori che aveva minacciato lo sciopero, per arrivare poi in serata alle parole del presidente del CONI Malagò che portano verso un commissariamento della Lega nel caso in cui si continuasse a giocare a porte chiuse. In questo clima di grandissima incertezza, dove comunque il parere comune è quello che il buonsenso debba prevalere e quindi andare verso uno stop del campionato, ieri comunque, come detto, si è giocato a porte chiuse in un clima spettrale, con l'Udinese che ottiene il quarto pareggio consecutivo, uno 0-0 contro la Fiorentina, figlio di un primo tempo con l'Udinese dimostratasi comunque superiore, andata vicina al vantaggio con Mandragora e Okaka. I Viola invece che hanno punto in entrambi i tempi negli ultimissimi minuti, prima con un palo di Milenkovic e poi con la conclusione di Chiesa proprio al 92esimo, parata da Juan Musso. Un punto che accontenta sicuramente la Fiorentina, che guadagna quindi un punto difficile in trasferta, e l'Udinese che comunque continua a muovere la classifica, seppur a piccoli passi e seppur là dietro le principali candidate alla lotta per non retrocedere hanno ripreso a vincere, e quindi la zona retrocessione ora è a soltanto 3 lunghezze. Oggi doveva esserci l'amichevole con il Chions alle 14:30 al Bruseschi, saltata per ovvie ragioni legate al coronavirus. I bianconeri quindi sosterranno una regolare seduta di allenamento tra pochi minuti alle 11:30, sempre però in questo clima in cui non si sa se effettivamente il campionato potrà proseguire regolarmente. Prima di restituirti la linea, Angela, diamo spazio anche alle voci del post partita, anche qui condizionate anche dai fatti che accadono nell'attualità legati all'emergenza Covid-19. Sentiamo allora che cosa ha detto al termine del match il tecnico Luca Gotti, e poi linea allo studio. Mister, un pareggio, il quarto che rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria, all'interno però di una partita molto equilibrata, con l'Udinese che ha fatto bene, soprattutto nel primo tempo, ha rischiato qualcosina nel finale, ma è rimasta concentrata nell'arco dei 90 minuti sempre. Direi che dal punto di vista dell'impegno generalizzato anche nelle due fasi i ragazzi sono stati molto bravi anche ad affrontare due settimane di saliscendi emotivo e una giornata come quella di oggi dove sono arrivate segnali contrastanti, si gioca, non si gioca, si fa sciopero, si rigioca e non è così semplice riuscire ad avere l'atteggiamento giusto per affrontare una partita di Serie A. Da questo punto di vista devo dire bravi. Che valore assume questo punto anche alla luce dei risultati di Genoa e Sampdoria? Assume il valore di un punto con tutto quello che comporta. Abbiamo cercato di giocare a calcio, abbiamo cercato di provare a vincere la partita, si sono manifestati consueti
si è manifestato il consueto limite che non riusciamo a concretizzare in gol, quello che facciamo e abbiamo una certa difficoltà nel farlo. Contestualmente ci troviamo ad aver tenuto inviolata la porta in un'altra occasione, quindi in una partita dove il punto sostanzialmente è giusto, ce lo prendiamo alla fine. È corretto dire, secondo lei, che si è giocato in una situazione surreale, innanzitutto per l'ambiente, con lo stadio deserto, ma anche per quello che è successo, per quella che è stata l'evoluzione dei fatti nel corso della giornata? Le chiedo se è stato un ostacolo magari tenere anche i giocatori lì concentrati, che a mio parere sono stati bravissimi anche a non perdere la bussola, perché è stata una giornata molto frenetica anche con le notizie che arrivavano dagli altri campi. È stato così, ovviamente non dobbiamo lamentarci, di sicuro non possiamo lamentarci noi che ci occupiamo di sport, che facciamo questo lavoro, ci mancherebbe. Sono stati bravi tutti i ragazzi, sia i nostri sia i loro, devo dire, un grande atteggiamento, sono riusciti a mettere in campo una partita di Serie A senza la spinta emotiva del pubblico, senza un contorno adeguato, e non era scontato. Adesso però questo clima di incertezza permarrà e si continua a navigare a vista anche su quello che può essere l'eventuale sospensione del campionato, visto che la situazione sociale diventa pesante via via sempre di più col passare le ore. Non credo che ci saranno molte alternative. E c'era anche la friulana Michela Battiston nella squadra azzurra di sciabola femminile, che ieri ad Atene ha conquistato, grazie a un brillante secondo posto, la qualificazione anche alle Olimpiadi di Tokyo. L'allieva di Sara Vincenzin, la Gemina Scherma di San Giorgio di Nogaro, per la seconda volta in carriera è entrata nelle quattro atlete selezionate dal CT per rappresentare l'Italia in una nuova prova a squadre di Coppa del Mondo. È tutto per questa edizione del nostro notiziario, vi lascio alle previsioni del tempo a cura dell'Osmer Arpa, noi ci rivediamo alle 12 più tardi. Allora, situazione meteorologica caratterizzata dal passaggio di correnti occidentali che ospitano alcuni fronti verso la nostra regione. Uno di questi fronti attualmente sta passando e si sta scindendo in due parti, una un po' più attiva verso il Tirreno, un'altra invece più debole verso di noi, essenzialmente l'arco alpino. Ecco la nuvolosità di stamattina e anche le nubi che insisteranno nel corso della giornata, poca cosa, probabilità di piogge e di precipitazioni veramente molto basse, probabilmente limitata ad alcune zone del confine col Cadore, dopodiché avremo anche delle schiarite nel corso del tardo pomeriggio sera. La temperatura massima per la giornata di oggi si dovrebbe collocare intorno ai 12 gradi circa su pianura e costa, naturalmente un'altezza dello zero termico intorno ai 1800 metri in montagna. La giornata di domani vedrà una sostanziale variabilità, più schiarite al mattino, qualche velatura in giornata e poi di nuovo schiarite in serata, niente di particolare, domattina temperature piuttosto basse, ancora appena sopra lo zero, localmente anche forse 0 gradi in alcune zone della pianura, naturalmente sotto zero in fondovalle in montagna, più miti sulla costa, temperature massime domani intorno ai 3-14 gradi circa. Lo zero termico rimane sempre intorno ai 1500 metri circa di quota. Sostanzialmente il tempo rimane prevalentemente soleggiato con poche nubi anche per quanto riguarda mercoledì, qualche nube in più forse per inversione termica nella giornata di giovedì, naturalmente ne riparleremo.